Benvenuto, il mio nome è Davide Berti e sono un consulente finanziario. Nel video di oggi parliamo del problema relativo al sistema pensionistico italiano e perché costruirsi una pensione integrativa sia qualcosa di necessario per gli italiani. Innanzitutto bisogna sapere e sottolineare che il sistema pensionistico si basa sul criterio di ripartizione, ovvero i lavoratori di oggi, pagando le tasse e i contributi, permettono ai non più lavoratori di oggi, ovvero i pensionati, di avere appunto il flusso di pensione. Questo sistema funziona fino a che c'è una crescita, perché realisticamente servono dei flussi in entrata almeno pari ai flussi in uscita. In questo caso ci sarebbe un equilibrio finanziario del sistema pensionistico, ma andando ad analizzare la situazione nel presente è evidente che ci siano diverse problematiche. La prima, innanzitutto, è che in media in Italia, come sottolineato anche dal presidente dell'INPS, lavorano in pochi. Il quantitativo di lavoratori è di circa 23 milioni e la Francia, avendo un quantitativo di popolazione simile, ha circa 35 milioni di lavoratori. Questo differenziale importante determina ovviamente un gettito in termini di contributi e quindi di entrate per il sistema pensionistico drasticamente ridotto. Un secondo elemento di fragilità è il rapporto di indebitamento debito-PIL, che in Italia si attesta intorno al 150%, il che vuol dire che se il PIL di un'intera nazione è X, 1,5X è il debito che quella nazione ha adesso già sulle spalle. E oltretutto con la situazione attuale che vi è appunto nel mondo, il problema delle materie prime, la guerra e l'aumento eventuale dei tassi o altro, fa sì che questo rapporto purtroppo possa tendere ad aumentare nel futuro prossimo. Ovviamente un sistema pensionistico in deficit deve essere colmato, alimentato dallo Stato, il quale si continuerà a indebitare ancor più, rendendo la sua valutazione in termini di sostenibilità del debito sempre più complessa. Un terzo problema è relativo all'invecchiamento della popolazione. Infatti, 50-60 anni fa la maggior parte della popolazione erano i giovani. In Italia oggi ci sono dei dati allarmanti. Nel 2039 si stima che gli over 64 supereranno gli under 35 e di conseguenza coloro che dal punto di vista economico, come flusso di cassa, al sistema pensionistico corrispondono all'uscita, ovvero i pensionati, saranno numericamente ben di più di coloro che generano le entrate, ovvero i lavoratori, del quale una buona parte sono appunto gli under 35, i giovani. Questo ci fa capire come il problema della natalità sia rilevantissimo per il sistema pensionistico. Essendoci pochi figli da parte delle famiglie italiane, le quali appunto sono disincentivate dal fare figli poiché non possono permettersi di mantenerli, rende il tutto ulteriormente più complesso ed è purtroppo una spirale che alla fine si attorciglia su se stessa, perché meno figli faccio, più il sistema pensionistico è in difficoltà, più il sistema pensionistico è in difficoltà, più le incertezze comunque gravano anche sul presente e quindi c'è ulteriormente un incentivo a fare meno figli. Il quarto e non per importanza problema relativo al sistema pensionistico è la crescita molto contenuta del paese a livello di PIL e di indicatori economici. Infatti, negli ultimi decenni la crescita che ha avuto l'Italia è piuttosto contenuta e questo ovviamente si ripercuote nel mercato del lavoro, il quale è poco attraente per la maggior parte dei lavoratori, soprattutto i laureati validi, ed è infatti per questo che tutti noi conosciamo il problema della fuga dei cervelli, ovvero di un'uscita dall'Italia delle migliori menti e di conseguenza di quei soggetti che meriterebbero dei redditi elevati e contribuirebbero in modo elevato a generare entrate di cassa per il sistema pensionistico italiano. È dunque evidente che la creazione di una pensione integrativa sia qualcosa di sano per qualunque persona che è nella condizione di avere un reddito oggi in Italia e una prospettiva di pensione tra decadi. Infatti, la presenza di un fondo pensione integrativo oppure di fare anche semplicemente un piano d'accumulo consente alla persona di riuscire a creare quel gruzzolo che colmerà il gap pensionistico che certamente avremo nel lungo periodo quando dovremo andare in pensione. Questo gap sarà tanto più grande tanto più l'Italia andrà peggio e le prospettive non sono rose. Quindi è il momento di iniziare ad accumulare. È il momento di iniziare a pensare
alla nostra pensione, perché guardando questi dati è evidente che nessun altro a parte noi potrà farlo. Se ci sono domande relative a questo argomento, sarò felice di ascoltarti e risponderti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ti ringrazio per l'attenzione.